Se voi non potete venire da noi, non preoccupatevi, veniamo noi da voi con le nostre fiabe virali. Oggi siamo a lunedì e quindi giornata specialissima. Iniziamo la settimana facendoci un regalo. Infatti, la fiaba è illustrata da voi. La storia di oggi è la storia di un gatto nero. Buon ascolto, bambini! Silvestro era un bel gatto dal pelo lungo e folto, lucido come seta, e i suoi occhioni erano dorati, pieni di saggezza, i suoi baffi lunghi e luccicanti. Aveva un graziosissimo naso rosa e orecchie a punta. In effetti Silvestro aveva soltanto un difetto ed era il suo colore, cioè era nero. In verità lui non ci trovava niente di strano, ma gli umani, chissà perché, ogni volta che lo vedevano cambiavano strada, facevano strani gesti e addirittura qualcuno aveva provato a tirargli dietro degli oggetti. Il suo pelo era completamente nero, dalla punta della coda alla punta del musetto. Quando aveva chiesto in giro alle sue amiche colombe o ai suoi amici cani per quale motivo i bipedi temessero un gatto nero, nessuno aveva saputo spiegarglielo. E alla fine si era rassegnato ad essere scansato da tutti e quindi a rimanere solo. C'era soltanto una bambina che sembrava non avesse nessun pregiudizio verso di lui. Questa bimba si chiamava Lucrezia. Lucrezia era molto carina, però era anche molto delicatina, gracile. Avrebbe avuto bisogno di cure e di mangiare bene, ma la sua famiglia era un po' povera e non poteva darle più di quanto non facesse. Silvestro si era affezionato tantissimo alla bambina, che ogni giorno andando a scuola gli dava qualche cosa della sua merenda. Poi un giorno la bimba non andò più a scuola, e neanche il successivo, e neanche quello dopo. Silvestro girò la città in lungo e in largo e finalmente scoprì dove abitava la bambina. La casupola era piccola e fatiscente. Il gatto provò ad avvicinarsi senza farsi vedere e riuscì ad affacciarsi appena appena da una finestra. Quella era proprio la cameretta della bimba. La piccola era a letto, era pallida come la luna, sembrava molto malata. I genitori erano vicino al letto con il dottore. E deve mangiare meglio e molto, oppure non guarirà mai. In quel momento la mamma alzò gli occhi e vide il gatto. Vattene via, bestiaccia! Cominciò a gridare. Tu porti male, tu sei il gatto del malaugurio, ti ho già visto, sai girellare da queste parti. Vattene via, porti sfortuna! Silvestro era abituato a scene di questo tipo, perciò non ci fece troppo caso. Anzi, tutte le mattine riusciva a rubare dai pescatori qualche pesciolone e lo portava sul davanzale della finestra della bimba. Piano piano la bambina riuscì a riprendere forze, proprio grazie al pesce che Silvestro tutte le mattine lasciava sul davanzale della cameretta della piccola. La piccola stava molto meglio e un giorno era alla finestra e vide arrivare il gatto e gridò di gioia. Mamma, guarda, ecco chi era, il misterioso benefattore. La mamma accorse e capì tutto vedendo la bestia tutta infreddolita con un grosso pesce in bocca e si pentì di averlo cacciato da casa sua. Mi dispiace di essermi fatta condizionare dagli stupidi pregiudizi delle persone, disse prendendolo in braccio. Da oggi in poi starai a casa con noi. E così Silvestro trovò una famiglia e visse per sempre felice e contento. La piccola guarì e prese ad accogliere in casa tutti i gatti neri randagi, così che nessuno li maltrattasse più. Vi è piaciuta questa storia, bambini? A me sì, a voi sì, a qualcuno sì, mandateci dei messaggini.
Vi sono piaciuti soprattutto i disegni? Io spero proprio tanto, 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 tanto di sì. E smettiamola di credere alle dicerie, i gatti sono belli tutti, vero? Qualsiasi gatto è bellissimo, anche bianchi, neri, a pois, perfino quelli arcobaleno. Tu li conosci i gatti arcobaleno? Sì. Sì? Nel mio fantasia. Ok. Grazie bambini di averci ascoltato e, giusto, dobbiamo darvi l'impegno per la prossima settimana. La prossima settimana faremo una fiaba illustrata da voi, ovviamente, che ha come tema un fantasma. Ebbene sì, un fantasma. Pronti con la matita in mano? Tutti quanti a disegnare e speditelo a fiabe@caltrandshack.it. Grazie bimbi. Buon pomeriggio.